Incontro a Sanremo dal titolo Valorizzazione delle eccellenze della Liguria. E cosa vuol dire? Vuol dire che partiamo dal ponente perché qui ci sono delle grandi eccellenze, prodotti tipici, enogastronomia, valorizzazione ambientale, un turismo diverso, un turismo anche diciamo capace di mettere insieme l'ambiente e la ricettività. E noi abbiamo una grandissima fiducia in quello che può fare il ponente, che è stato per troppo tempo sacrificato, e con le grandi vittorie di Imperia, di Sanremo, di Ventimiglia ha dimostrato di saper mettere in campo una classe dirigente nuova. Questa classe dirigente ha ora bisogno di una regione che guidi un percorso forte nei prossimi anni, una regione non governata da una destra xenofoba e fascista, ma una regione capace di dialogare anche con i settori moderati di questa società e soprattutto capace di mettere in campo un progetto in grado di produrre crescita, occupazione, lavoro per i nostri giovani. Un incontro alla presenza di Oscar Farinetti, un rappresentante delle eccellenze d'Italia. Sì, è un uomo simbolo di ciò che il paese può fare nei prossimi anni, un uomo coraggioso che ha investito moltissimo sulle bellezze di questo territorio e sulla capacità di questo territorio di darsi una vocazione specifica nel campo della cultura, nel campo dell'enogastronomia, nel campo del vivere bene, del cibo buono che siamo noi nel mondo, e dobbiamo sfruttare questa nostra grande risorsa.